attaccassi, mi complimentavo con lui per i risultati sportivi, ma anche per qualche cosa di più grande che è stato messo in moto con la sua presidenza, con le imprese di questi giocatori, di questi tecnici, di questi dirigenti, perché credo che chiunque sia rimasto impressionato dal leggere le cronache di queste settimane e da vedere quali sentimenti di identificazione di un'intera città, di più di un'intera comunità, la squadra dell'Atalanta abbia saputo mettere in moto. E queste sono cose straordinariamente positive. I successi sportivi hanno sempre un contenuto positivo, perché trasmettono i valori di una sana competizione, di una sana rivalità, danno emozione, quindi adrenalina ad un'intera città. Chi di noi non ha mai sperimentato, non sperimenta il fenomeno del tifo, perde qualche cosa delle componenti più tipicamente umane. Il tifo ti fa soffrire, ma quando ti fa gioire per una gioia senza limiti. Ma questa volta mi sento di dire, e fuori di ogni retorica, e non perché ci sono qui gli amici di Bergamo e gli amici di Atalanta, che tutti, in Lombardia e anche in Italia, hanno percepito qualche cosa di più. Ripeto, questo sentimento di identificazione di una città intera, di una comunità, queste nuove energie messe in moto dallo sport, ma che possono avere, spesso hanno, valenze positive, ricadute positive su tanti e tanti altri fattori della vita umana. Abbiamo bisogno di messaggi positivi in questo momento, certamente non semplice per il nostro paese dal punto di vista economico e da tanti altri punti di vista. E questi messaggi positivi, queste scariche di adrenalina, questi contributi di energia sono una cosa per cui, ripeto, anche un'istituzione importante come Regione Lombardia vuole esprimere la propria gratitudine e la propria ammirazione. E quindi, carissimo Presidente Percassi, abbiamo voluto questo momento, semplice nella sua organizzazione, ma molto sentito nella sua realizzazione, assieme a tanti amici, molto sentito. Belotti poi... Belotti no, non è tifoso, è di più. E quindi gli amici assessori, gli amici consiglieri regionali, tanti amici della regione che veramente ti dicono grazie, caro Presidente, per quello che hai fatto, grazie una volta di più ai dirigenti, ai giocatori, carissimo capitano Doni, l'anno 21 la vedremo di nuovo calcare i campi della Serie A e ci attendiamo da lei e dai suoi colleghi ancora tante magie, come il grande Bellini, simbolo di questa squadra cosiddetta provinciale, ma che ha saputo in passato dare tante lezioni anche ai potenti. Se non tu date qualche lezione, so, all'Inter, alla Juventus, alla Roma, questa gente qui, noi saremo soltanto contenti, augurissimi. Quindi con grandissimo piacere consegno questa TARC Regione Lombardia, la giunta regionale, per meriti sportivi, la targa al Presidente Percassi e alla squadra dell'Atalanta.